far risultato, dobbiamo far risultato, far vedere che sotto, oltre le due ruote, abbiamo altre due sfere pelose. Vai a fare in culo delle sfere pelose. Bene a tutti ragazzi e benvenuti su Solo il vostro Petiverse. Oggi siamo su MotoGP 21, Gran Premio Red Bull e Spagna. Abbiamo fatto i giri di qualifiche, sono arrivato ottavo, questa volta non ho skippato, non ho fatto i giri e skippato, ho aspettato che finisse il tempo. Ero sesto, anzi sì, ero quinto, mi ha messo ottavo, okay, perché gli altri dovevano finire i giri, ma non come le altre volte che mi metteva primo, skippavo e poi finivo ultimo, non c'aveva senso sta cosa. Quindi andiamo! Yarex Angel Nieto, 34 gradi centigradi di asfalto e centigradi di aria. Una pista non troppo difficile, no? Come quella del Portogallo, che era orribile, veramente difficile, con 3.000 milioni di incidenti. Poi è molto più semplice questa pista, infatti Maite punta al podio, ragazzi, punta al podio, mamma. Non è così banale come sembra, perché è la prima di tutte la prima volta che Maite si trova in ottava posizione, quindi proprio nel gruppone principale, e secondariamente poi questa pista è in mezzo alla sabbia, quindi bisogna stare molto attenti, perché non ovunque esistono cordoli di protezione, molte volte si finisce direttamente sulla sabbia, sono problemi. Ecco l'inizio del Gran Premio di Spagna, Maite in ottava posizione. Come si dice, l'emozione non ha voce, ma in questo caso la voce ce n'è, ed è il rimbombo di questi centauri delle loro bike. Ecco il primo incidente e il secondo provocato da Maite, si fa rispettare. Maite è balza in 12ª posizione, ma è riuscita a farsi rispettare nonostante le sportellate violente le sue compagne, che non perdonano, sono squali gommati dalle due ruote. Ed ecco che Maite supera in scioltezza ben tre posizioni e finisce dietro a Artigas, parente della GasGas. Qui sono tutti parenti di qualcosa, sono tutti raccomandati, per questo Maite non è ben voluto dalla lo si compagni, purtroppo, perché viene fuori dal niente e dal niente lo vogliono rinfilare a grandi pedate nel posteriore. Vediamo se il suo talento, descritto dal testata ufficiale del giornale della MotoGP, il talentino della bicicletta, vediamo se saprà smentire questa diceria, visto i suoi ultimi risultati, soprattutto per le qualifiche in griglia, che non sono mai state, tranne oggi, non sono mai state portentose. Che Maite ha recuperato, vediamo se riesce a superare. Maite ancora in power 3, dovrà, ecco, abbassare, ad abbassare adesso. Adesso dietro a Migno, comunque abbiamo ancora Antonelli alle costole, sentiamo il suo fiato pesante dietro il collo, ma non ci preoccupa, oggi abbiamo un grande obiettivo, la
arrivare almeno al podio, o almeno piazzarsi nella top 10. Dobbiamo far risultato, far vedere che sotto, oltre le due ruote, abbiamo altre due sfere pelose. Vai a fare in culo delle sfere pelose. Attenzione a questa curva pericolosa. Non si accontenta, Power 3, per questo tratto, meno 0,016, praticamente niente, ma comunque è risultato pure quello. Power 3, vediamo cosa succede, penso che siano un po' troppo lontani. Ma comunque ha recuperato. Abbiamo 8 giri da fare. Cazzo, non l'avevo visto. Ha ben 8 giri da fare, quindi la benzina va calcolata al millimetro. Goccia a goccia. Inutile girare il gamepad. Comunque Mighty sta facendo una bella prestazione, non sta sbagliando neanche mezza curva, anche se dobbiamo dire che questa pista è molto agile, ma certamente la pista del Portimão, anche qua non si sono visti molti in toccata. Toccata, brutta toccata. Ormai è riuscita a restare in piedi, che è la cosa più importante. Adesso è in 8ª posizione davanti a Coppa. Migno, non chiedere mai scusa, si è fermato, non ci credo. C'è stato un incidente che ha trattenuto Mighty, si è fermato a chiedere scusa, ma non mi sembra il momento adatto, ma è rimasto incastrato con la moto a terra del compagno e ha perso un bel po' di secondi. Vediamo se riuscirà a recuperare, abbiamo ancora 4 giri e tutto può accadere, nel bene e nel male. Bene bene, male male. Vediamo che Mighty sta un po' subendo la pressione dell'8ª posizione, l'hanno abbondantemente staccato, dovrà fare un po' i salti mortali per recuperare, ma noi confidiamo, credo che Mighty non si accontenti minimamente dell'8ª posizione. Qualora questa sia il risultato finale. In collegamento oggi abbiamo anche un componente di una SGS del team di Mighty, che ci parlerà un po' sulle curiosità di Mighty. A te la linea, Alberto. Beh, Mighty è un giovane pilota, l'abbiamo accolto come un piccolo talento, però ancora dovrà dimostrare molto di sé. Purtroppo i risultati ancora non hanno dato buon esito finora e siamo stati sempre a combattere nelle retrovie. Dobbiamo un po' vedere quello che accadrà d'ora in poi. Certamente i risultati fanno risultato, se non fai risultati è la pina del culo. Se non fai risultato vai a casa, come da tutte le parti. Devi dimostrare di avere
qualcosa di più. Grazie per questo commento a caldo, completamente inutile. E la Madonna, che è successo? Andiamo Mighty al sesto giro, un po' staccato dal gruppo principale, ma non deve farsi scoraggiare. Ci sono un bel po' di secondi che separano Arts dalla settima posizione. Abbiamo anche un problemino con me, ancora due giri, abbiamo un attacco e mezzo di benzina. $1.54 il tempo. Tagliamento curva, le sto tentando di tutte, ma secondo me la gara non ha altre sorprese. La distanza è nettamente troppo anche per lui. Le gomme sono quasi a terra. Abbiamo un mezzo attacco di benzina. Ecco il tratto finale. Troppa distanza, come dicevamo. Il grande Mighty. Ma dove cazzo si va? La benzina è quasi al limite, quindi costretto ad un Power 2, credo fino alla fine della gara. Ha molto recuperato, ma non credo questo sia sufficiente. Infatti la gara finisce qua, contento comunque. Parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara, ma prima di collegarci vediamo in grafica i risultati ufficiali. Mio giro 1.56. Sarà in classifica Mighty, vediamo dove. 14esimo, sale di 3 posizioni. Quindi per il momento, diciamo, ha fatto un bel balzo in avanti. Ovviamente lui sperava un podio, ma ci accontentiamo. Un po' di crediti per noi, un po' di punti contratto. Un paio di test superati con un po' di dati ricerca gratuiti che non fanno mai male. Quindi ragazzi, niente. Diciamo che io in questa gara, dato che la pista non era malvagissima, avrei preferito un podio, ma purtroppo... Vedremo, sicuramente con qualche assetto in più della moto, specialmente per quanto riguarda il motore, magari un pochino di sprint in più mi ci vorrebbe, soprattutto all'uscita delle curve che la sento un po' fiacca, anche se lì non è che possiamo spingere più di tanto. Quindi direi che la prossima volta andremo un po' sul motore per aumentare un po' le prestazioni della moto. Spero vi siate divertiti ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta con... andiamo in Francia. Veramente, facciamo passare anche questa settimana. Oh, abbiamo studiato una cosa in più, fatemela vedere. Abbiamo studiato il rinforzo sul travone del telaio. Quindi adesso se qua abbiamo qualche punto magari guadagnato a buffo, no? E allora mandiamo avanti il motore alla grande, tanto visto che come telaio ci siamo più o meno, anche se magari queste ultime cose sono un po' migliori. Portiamo avanti un po' il motore, prossima volta siamo in Francia, Le Mans, circuito famosissimo.
E poi andiamo a Mugello. Che bellezza, Mugello. Cioè, voglio dire, qua devi essere, ti deve far vedere la Torre Eiffel per farti vedere la bellezza della Francia. Qui è un paesino qualsiasi dell'Italia, già sei a posto, cioè non devi far vedere per forza il monumento principale italiano, il Colosseo. Ma fai vedere un paesino in montagna, già hai fatto storia, capire? Alla prossima. Meditate, gente, su questo.